Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti fin qui e aver perso una venerdì mattina di lavoro. Oggi partiamo con il secondo laboratorio dal basso che organizziamo con l'associazione The Cube. Il laboratorio dal basso si intitola Business Angel Just Do It. Per chi non ci conoscesse, che cos'è The Cube? The Cube è un'associazione che nasce nel 2013 con il desiderio di creare una community di start-upper che si aiutano a vicenda per trovare team, integrare team e sviluppare nuovi progetti di impresa ad arrivare poi sul mercato. Come abbiamo sviluppato il tutto? Abbiamo ideato questo modello che si compone di 4 fasi. Quando abbiamo iniziato nel 2013 abbiamo fatto molta sensibilizzazione con un laboratorio dal basso sul titolo su come si fa una startup, diversi eventi di promozione, per poi nel 2014 spostarci su tutto il modello, su tutta la fase di contaminazione. Questo perché durante la prima fase venivano molti ragazzi a presentarci delle idee, ma non avevano un team alle spalle. Quindi abbiamo pensato di sviluppare questo modello della contaminazione per permettere alle persone di interagire tra di loro, fare squadra e creare un team. Quest'anno vorremmo partire con una fase di incubazione che sia quella invece più stabile, dove i team con delle idee imprenditoriali vengono seguiti e supportati durante un percorso preprogrammato. La fase 4 speriamo di vederla l'anno prossimo ed è la fase di evoluzione, dove pian piano le start-up raggiungono il mercato o hanno accesso al credito, a finanziamenti o direttamente dai clienti. Come eravamo rimasti l'anno scorso? L'anno scorso abbiamo fatto questa roba qui. 80 ore di lezione sul modulo Startup Just Do It, 10 moduli con 10 docenti, una potenza di fuoco di non so quante persone abbiamo raggiunto, però intorno alle 500-600 persone. E che cosa ne è emerso? Quali sono stati i risultati? Qualcuno è nato, Fab Lab Lecce, hanno seguito tutto il percorso e alla fine hanno costituito la loro startup innovativa, hanno avuto accesso al credito e hanno partecipato ai fondi Smart & Start. Altre persone sono pian piano cresciute fino a sviluppare e rendersi conto di cosa significa fare poi impresa, e dall'altro lato abbiamo iniziato ad avere delle prime persone che, interessate al tema, hanno iniziato a chiederci: io voglio investire 25.000 euro. Mi aiuti e mi dici su che cosa li posso investire questi soldi? Al che è scattata la lampadina e abbiamo pensato di sviluppare questo modello, di sviluppare questo laboratorio dal basso, incentrato più sulla tematica del business angel. Questo perché crediamo fortemente che il territorio debba aiutare, o meglio, gli imprenditori più illuminati del territorio debbano aiutare le start-up in fase di seed per raggiungere dei micro obiettivi per poi essere più potenti una volta che arrivano sul mercato, ma anche per dare alle persone una visione imprenditoriale maggiore. Come l'abbiamo strutturato? La mattina ci sarà platea, quindi ci saranno 2 interventi frontali d'aula. Oggi abbiamo il dottor Corbetta e il dottor Benedetti, rispettivamente del MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, e di Borsa Italiana. Nel pomeriggio invece ci saranno 2 tematiche, 2 workshop differenti, dove l'obiettivo è quello di interagire e di dialogare con il docente per sviluppare più che altro un progetto insieme. Quindi l'idea è di condividere e fare networking puro e conoscere non solo il docente molto meglio, ma anche tutte le altre persone che sono sedute accanto. Non mi sto qui a dilungare sulla biografia dei docenti che abbiamo scelto per voi quest'anno, né tantomeno sulle modalità, anche perché saranno loro, non voglio togliere spazio. Uniche informazioni di servizio sono che il laboratorio è disponibile adesso in streaming su www.laboratoridalbasso.it, che per interagire via tweet è possibile farlo con l'hashtag BALDB o direttamente @TheCube per chiunque ci seguisse in streaming e volesse interagire con la lezione. Le altre 2 informazioni di carattere generale sono che al termine di questo laboratorio vi sarà dato un questionario di valutazione che ci sottopone Arti, e una volta che ci compilate questo questionario vi daremo l'attestato di partecipazione.
In più, ultima informazione di registro, per quanto riguarda la pausa pranzo, se volete rimanere qua, Cantelmo, la struttura che ci ospita e che ringrazio, ci mette a disposizione anche dei panini da, o dei panini o rosticceria per chiunque volesse restare qui. L'ultimo step è un grazie a tutte le persone che sono qui sedute in aula oggi. Molte di loro sono i nostri partner in questo laboratorio, molte di loro sono delle start-up innovative che sono venute qui per informarsi di più su quelle che possono essere anche le misure nuove. E tutti, ringrazio anche tutte le persone che non sono qui, ma in tempo e in questi giorni hanno praticamente fatto l'impossibile per promuovere questo laboratorio. Grazie a tutti, non so se ci sono domande. Passo la parola direttamente al dottor Corbetta. Buongiorno a tutti e voglio ringraziare quello che è stato il mio Virgilio ieri nell'esplorazione del vostro ecosistema, che francamente mi ha sorpreso per densità di eccellenze, per potenziale e anche per il silenzio che precedentemente caratterizzava la mia conoscenza di tutta questa realtà magnifica che avete in questa città. E voglio ringraziare voi per essere qua e per l'attenzione e la sensibilità rispetto a questi temi e per la disponibilità, insomma, ad ascoltare quello che il governo, in particolare il Ministero dello Sviluppo Economico, sta facendo per sostenere questo fenomeno, cioè quello dell'innovazione tecnologica in impresa. Allontano questo. Prima di iniziare, mi presento io, mi chiamo Mattia Corbetta, ho 30 anni, sono un veneto della provincia di Venezia e lavoro da 3 alla Segreteria Tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico, o per meglio dire dei Ministri dello Sviluppo Economico, dato che in questi 3 anni ce ne sono stati 3, come sapete si sono avvicendate diverse persone alla guida del nostro paese, quindi anche il Ministero dello Sviluppo Economico ha cambiato governance abbastanza di frequente, di recente, quindi Passera, Zanonato e Guidi, attualmente il Ministro è Federica Guidi, ma quello che caratterizza gli ultimi 3 anni è una forte continuità e una forte regia e senso della... una nitida visione sull'importanza che le imprese innovative hanno e che possono giocare nello sviluppo economico, nei processi di crescita, di creazione di occupazione. Questo per quanto riguarda me, e quello che faccio è fondamentalmente da 3 anni occuparmi anima e corpo della normativa nazionale sulle start-up innovative. Vorrei, prima di cominciare con la mia presentazione, fare una piccola indagine demoscopica e sapere chi siete voi, cioè quanti di voi fanno parte come fondatori o come insomma membri del team di una startup innovativa? 1, 2, 3, 4, ok, fantastico. Studenti che attualmente non sono impiegati in nessuna impresa? Nessuno. Gli altri cosa fanno? Riuscite? Ah, tu, ok. Super. Ok, cosa studi? Super, bello. E gli altri? Così al volo, mi dite qualcosa? Giusto per avere un'infarinatura? Sì. Bene. Okay. Io sono fondato insieme ad altri 2 studenti una cooperativa vincendo un progetto in Regione Puglia. E abbiamo fondato una cooperativa, però non siamo una startup innovativa perché non abbiamo, diciamo, i requisiti richiesti, ecco. Siamo una startup. Dopo approfondiamo questo tema dei requisiti, okay. E cerchiamo di capire se veramente non c'è contiguità di attività tra quello che fate voi e quella che è la definizione, insomma, nazionale, giuridica di startup innovativa. Altri? Al volo? Carrellata? Rapida? Chi non è in startup e chi non è studente e chi non ha cooperative? Giorgio Mele, non sono uno studente, non ho completato il percorso di studi perché ho iniziato un'attività familiare, salvo poi scoprire, insomma, che le aspirazioni erano altre, ho fondato una startup innovativa di mobilità elettrica, un car sharing di mobilità di auto elettriche, insomma, Zimove. Ok, quindi questa è una startup innovativa? È una startup innovativa, con tutte le difficoltà del caso, insomma, però... Ah, ne parliamo con massima franchezza, sono qui per esporre il petto alle tue frecce. Altri che non sono in startup innovativa perché ho, per avere una panoramica più esaustiva. Buongiorno, sono un ingegnere aerospaziale,
Lavoro nell'ambito della consulenza ingegneristica in ambito industriale, quindi ok, super, abbastanza generico. Altro? Bene, ci sono persone che hanno evidentemente un'idea poco chiara di se stesse, ma d'altronde il tema dell'autocoscienza è stato affrontato da secoli e secoli di filosofia e non siamo qui certo riuniti per discutere di questo. Forse il signore in fondo voleva... Ah, ok. Ho visto un cenno sospetto, scusi. Startup innovative, perché è importante e perché c'è questa attenzione da parte del governo? È un fenomeno che chiaramente nasce anche in Italia, non sull'onda di una politica pubblica, nasce spontaneamente, come spesso accade per i fenomeni di natura sociale, culturale e economica, perché questo, badate bene, non è un fenomeno che ha a che fare solamente con l'economia, la finanza, la crescita, lo sviluppo economico, l'occupazione, ma credo che si riverberi in modo molto forte sulla società, sulla cultura, sul modo di fare impresa, sull'atteggiamento che le persone hanno rispetto al tema del lavoro, rispetto alla progettualità che hanno della propria vita. Insomma, è un tema prettamente economico, ma con forti esternalità su altri campi della nostra vita comune, ecco. Però da 3 anni il Ministero dello Sviluppo Economico ha un pochino preso le redini del fenomeno per cercare di incoraggiarlo, di promuoverlo. Perché? Credo che come cittadini dobbiamo chiederci innanzitutto perché sia utile, sia interessante che un governo dimostri una certa attenzione e investa delle risorse, sia in termini di capitale umano, risorse umane all'interno del Ministero, sia ore lavoro e risorse economiche per incentivare, per promuovere un determinato settore, un determinato fenomeno. Le ragioni, secondo me, sono, se posso suggerire una lettura, sono ben esposte nel libro The New Geography of Jobs di Enrico Moretti, un italiano che insegna a Berkeley, e ci dice che cosa? Che analizzando le evidenze empiriche dell'economia statunitense negli ultimi decenni, insomma, si vede che c'è stata una transizione nelle modalità produttive, nelle modalità con cui le imprese producono valore. Cioè si dice che mentre le imprese tradizionali generavano come indotto, come avevano una ricaduta di esprimibile con un moltiplicatore pari a 1,6, e cioè per ogni nuovo posto di lavoro all'interno di un'industria tradizionale, quel reddito determinava una domanda di beni e servizi, tale per cui si creava poi come indotto la creazione di 1,6 posti di lavoro, lo stesso moltiplicatore afferibile però alle imprese innovative è 3 volte superiore, cioè pari a 5. Cioè per ogni nuovo posto di lavoro in un'industria innovativa si generano 5 nuovi posti di lavoro anche in settori non innovativi. Questo ci porta a pensare che l'impresa tecnologica, l'impresa innovativa, possa determinare un effetto più che proporzionale rispetto a quella tradizionale nei processi di generazione di ricchezza e di generazione di occupazione per i territori. Ci dice inoltre quel libro che sono le aree che più hanno spinto sul fronte dell'innovazione tecnologica quelle che hanno poi fatto registrare una performance economica e anche una performance in termini occupazionali maggiore. Quindi una lettura che vi raccomando di fare, ma al di là di questo, insomma, questa è un po' la visione che ha ispirato l'interesse del Ministero dello Sviluppo Economico rispetto a questo fenomeno. Quali possono essere gli altri meta-obiettivi, al di là di queste finalità di natura prettamente economica? Quali possono essere gli altri obiettivi che ispirano il legislatore a occuparsi di temi come questi? C'è un tema sicuramente di educazione all'imprenditorialità, educazione a un approccio diverso rispetto al mondo del lavoro, cioè un mondo del lavoro che è cambiato radicalmente nell'ultimo decennio. Come sappiamo, l'Italia si caratterizza per un tasso di disoccupazione generale ormai al 13%, di disoccupazione giovanile al 44%, e quindi è necessario esplorare nuove soluzioni e è necessario anche assumere una nuova prospettiva rispetto al proprio futuro, rispetto alla propria proiezione futura, no? Può essere inoltre interessante sostenere il fenomeno delle start-up anche per cercare di incentivare una nuova concezione delle relazioni che ci sono tra mondo accademico, della ricerca, dei laboratori, delle aule universitarie e mondo del lavoro, due mondi che molto spesso sono slegati oppure
procedono su piani asettici, separati, segregati l'uno dall'altro. Quindi cercare di unire questi due mondi e cercare di unire altri due mondi, quello dell'impresa tradizionale, che è in crisi, che sta versando in uno stato di crisi, è inutile nascondercelo, nonostante l'eccellenza del Made in Italy, nonostante alcune imprese continuino a performare in modo positivo, l'impresa tradizionale italiana deve ripensarsi in qualche modo, deve riconcepirsi. Ed è interessante forse proporre anche dei nuovi modelli relazionali tra le imprese tradizionali mature del Made in Italy e le nuove imprese innovative. Poi ha a che fare forse anche con la mobilità sociale, cioè incoraggiare delle persone che magari non avrebbero mai preso in considerazione l'ipotesi di intraprendere un percorso imprenditoriale. È importante perché in Italia, detto senza pudori, molto spesso gli imprenditori sono figli di persone che facevano l'imprenditore, sono persone che hanno un background familiare di impresa, no? Quindi incoraggiare nuove persone, nuove categorie, nuove classi sociali a quantomeno valutare questa prospettiva, fermo restando che l'impresa secondo me non è un cammino che tutti possono intraprendere o hanno la voglia, l'intenzione di intraprendere, però incoraggiare nuove fasce sociali a quantomeno valutare queste ipotesi è qualcosa di molto importante anche sul piano culturale. Per questo parlavo di esternalità a livello culturale e sociale nel fenomeno startup innovative, insomma. Quindi queste sono un pochino le ragioni che hanno ispirato il Ministero dello Sviluppo Economico a assumere le redini della situazione e promuovere questo tipo di imprese. Concedetemi due minuti per dirvi come è stato fatto tutto questo a livello di metodo, di policy making. Siamo abituati forse a un legislatore che decide di intraprendere una certa azione e la impone in una direzione top down al cittadino. Forse è stato utile ed è stato virtuoso il modo con cui invece al Ministero dello Sviluppo Economico 3 anni fa ci siamo mossi, perché abbiamo adottato un approccio più inclusivo. Abbiamo chiamato alcuni esperti dell'ecosistema, ex startup, CEO di incubatori, investitori, accademici e giornalisti che si occupano quotidianamente e conoscono veramente in modo approfondito i problemi che caratterizzano lo scenario dell'innovazione tecnologica e del fare impresa in Italia. Li abbiamo chiamati a raccolta, abbiamo chiesto loro di suggerirci innanzitutto quali fossero le problematiche principali e poi di proporci alcune soluzioni. Il loro lavoro è stato coordinato dall'allora consigliere per l'innovazione del ministro Passera, Alessandro Fusacchia, e da quello che era e ancora il capo segreteria tecnica del ministro, Stefano Firpo, ed è poi sfociato in un rapporto che si chiama Restart Italia, è stato pubblicato a settembre 2012, quindi nel giro di 3-4 mesi si è giunti alla redazione di questo rapporto, che poi nel giro di un mese è stato tradotto in buona parte in quello che è il veicolo normativo di riferimento per le startup innovative, che è il decreto legge 179/2012. 18 ottobre 2012, poi tradotto in legge, convertito in legge 60 giorni dopo, come sempre avviene per i decreti legge, nel dicembre 2012. Quindi questo è il veicolo normativo di riferimento per chiunque voglia approcciarsi al tema delle startup innovative in Italia da 3 anni in qua. Metodo che poi è stato corroborato anche da una consultazione pubblica che ha visto partecipare più di 3.000 stakeholder, ma vi dico di più. È stata istituita una casella di posta e c'è un numero di telefono al quale giorno dopo giorno rispondiamo per dare un feedback su qualsiasi richiesta di approfondimenti o per accogliere suggerimenti che provengono dall'ecosistema. Non sono abbastanza solito... sì? Ah, ok. Vagare, girare per l'Italia per andare a comunicare nei territori quello che stiamo facendo, quindi c'è un rapporto molto interattivo con i maggiori attori dell'ecosistema e quindi sono molto felice di essere qui a comunicarvi questi temi. Vi darei, prima di partire con l'analisi, prima di sviscerare insomma la normativa e quindi darvi in pasto le opportunità in essa contenute, farei un piccolo momento di come dire, interazione operativa. Vi darei delle coordinate per, una volta usciti da questa sala, se questi temi vi incuriosiranno o nel caso in cui io non sia stato efficace a darvi qualsiasi informazione da voi richiesta, insomma, vi lascerei delle coordinate, dei siti di riferimento dove potrete trovare qualsiasi informazione. Partiamo da questo. Questo è il sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Non so perché si visualizzi così adesso. Ah, ok.
un attimo di pazienza, scusate. Ok, ok, fantastico. Vabbè, lo visualizza in modo un po' strano. Allora, questo è il sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Se andate sotto, trovate la sezione per le aziende startup innovative. Ah, fantastico. Ok, super. Ok. Ce la faremo, eh? C'è qualcosa che non funziona. Ok, questo è il portale Startup Innovative. Scorrendo la pagina, scusatemi per questo momento un pochino noioso e pesante, però ci tengo perché al di là dell'interazione che potremmo avere nei prossimi minuti, insomma, è bene che voi sappiate dove trovare tutte le informazioni. Qui c'è un documento molto importante, che è questo, la sintesi della normativa, nella sezione sintesi e materiale illustrativo. Poi trovate qua, sempre su questo portalino dedicato alle startup innovative, la normativa di riferimento, cioè il testo del decreto 179-2012, quindi la fonte più pura e originaria di tutte le norme. Trovate tutti i decreti attuativi, modulistica, guide che abbiamo anche preparato per accompagnarvi nell'esplorazione dei vari strumenti. Però, molto importante, secondo me, è la sintesi della normativa, che contiene anche i link ai punti giusti di tutte le varie misure e delle guide che abbiamo preparato. Quindi vi consiglio nel caso di dubbi, di esplorare questo documento. Vi segnalo anche altre due o tre cose. Questa è la sezione del registro imprese dedicata alle startup innovative. Vabbè, chiaramente adesso ho sbagliato pagina. Torniamo un attimo indietro. Allora, startup.registroimprese.it. Mentre il sito del Ministero dello Sviluppo Economico era www.mise.gov.it. Ok, qui si spiega quali sono i requisiti per le startup innovative, quali sono i vantaggi, e poi c'è una sezione molto importante dedicata alle statistiche, perché in un'ottica di monitoraggio diffuso e di valutazione dei dati abbiamo reso disponibili tutti i dati che vengono aggiornati ogni lunedì mattina sulle startup innovative iscritte alla sezione speciale del registro imprese. I dati sono questi, fondamentalmente. La Puglia vanta 134 startup innovative su 3.185 costituite nel giro di 2 anni a seguito della normativa. E poi, questa è una visualizzazione chiaramente molto brutta, però potete scaricarvi l'Excel e potete isolare i dati in base a quello che cercate, quindi provincia per provincia oppure settore per settore. Potete conoscere meglio le startup innovative, ma non solo, ci sono i siti internet e ci sono le classi di fatturato e le classi di addetti, cioè potete scoprire per ciascuna startup innovativa, per ciascuna delle 3.185, quanti addetti hanno, che fatturato hanno, in modo totalmente aperto, gratuito e aggiornato su base settimanale. Altro sito e ultima informazione di servizio che vi do è questo, Italia Startup, la visualizzazione è pessima, non so perché. Comunque, Italia Startup Visa è il sito dedicato alla politica semplificata, centralizzata e telematizzata per la concessione dei visti a cittadini extra UE che desiderano venire in Italia a avviare una startup innovativa. Volevo segnalarvi in particolare questa mappa, se riesco a aprirla, che ha tradotto graficamente la sezione speciale del registro imprese che vi ho fatto vedere prima. Quindi, tentando un ardito esperimento tecnologico, potrei cercare di andare sulla provincia di Lecce e farvi vedere che via per via, comune per comune, regione per regione, provincia per provincia, sono visualizzabili tutte le startup innovative, insomma. Sempre in un'ottica di monitoraggio e di controllo diffuso dell'impatto di una politica pubblica e di un investimento pubblico, quindi. Questo solo per darvi... Ok, siamo a Lecce. Silvertech. Web Elettronica SRL, Espero, Step SRL, Taggalo, eccetera, eccetera, eccetera.
quindi credo che abbiate la possibilità di usare i cinque sensi veramente quasi per conoscere l'impatto di queste politiche pubbliche, insomma. In che cosa consiste la normativa sulle startup innovative? Parte fondamentalmente da un assunto, l'assunto è il seguente. L'assunto è che fare l'impresa in Italia è difficile, lo sappiamo, ce lo dice il World Economic Forum ogni anno col Doing Business Report, non ce lo nascondiamo, siamo onesti nel riconoscere questo. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di eliminare i colli di bottiglia e le criticità che caratterizzano il fare impresa, quantomeno cercando di facilitare la vita alle startup innovative. Cioè la nostra idea era inserire dei cavalli di Troia all'interno della normativa nazionale sull'impresa, con l'ottica poi in futuro di estendere l'applicabilità di questi strumenti innovativi a una platea più ampia di imprese. E proprio negli scorsi giorni ci siamo riusciti, ma di questo parlerò dopo. Che cosa sono le startup innovative ai sensi dell'articolo 25 del decreto 179? Sono società di capitali, quindi SRL, SRL semplificate, SPA, anche società cooperative, con sede principale in Italia, oppure con sede in un paese UE, ma con una filiale o una sede produttiva in Italia, nuove o con meno di 4 anni, non quotate, che non distribuiscono utili e che hanno come oggetto sociale la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. In più, per rendere, come dire, misurabile e oggettiva questa connotazione di innovazione tecnologica, sono stati stabiliti 3 ulteriori requisiti, ma è molto importante che voi ricordiate che ne basta uno per potersi qualificare come startup innovativa. I 3 requisiti sull'innovazione tecnologica sono il 15% del maggiore tra costi o ricavi totali annui deve essere afferibile a attività di ricerca e sviluppo, oppure 2/3 del team devono essere composti da persone con laurea magistrale, oppure 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure la startup deve essere proprietaria licenziataria di un brevetto, una privativa industriale o di un software originario registrato alla SIAE. Quindi cosa succede se la vostra impresa, se credete che la vostra impresa rispetti questi requisiti? Succede che andate su startup.registroimprese.it, scaricate il modulo e lo firmate, e questo modulo cosa fa? Fondamentalmente vi permette di autocertificare, non è lo Stato che conferisce un bollino di idoneità rispetto a questi requisiti, vi permette di autocertificare il rispetto, il possesso di questi criteri, viene trasmesso in via telematica alla Camera di Commercio competente, ok? Da quel momento in poi entrate nella sezione speciale, quindi nel registro delle imprese, sezione speciale startup innovative, in quell'archivio che vi ho mostrato prima, e potete iniziare a godere di una serie di benefici che sono schematizzabili in questo modo. Benefici di natura, insomma, semplificazioni burocratiche, alleggerimenti fiscali, semplificazioni, flessibilizzazione sul lato giuslavoristico, quindi delle modalità con cui si lavora in startup, facilitazioni nell'accesso al credito e facilitazioni nell'accesso agli investimenti, e poi una flessibilizzazione, una facilitazione delle modalità di gestione aziendale. Parto con la carrellata. Startup innovativa si iscrive a una sezione speciale del registro imprese. Questa iscrizione, contrariamente a quanto avviene per le altre imprese, è gratuita, cioè non si pagano i diritti di segreteria e non si pagano i diritti di segreteria annuali dovuti alle Camere di Commercio. Inoltre, ogni qualvolta registrerete un atto presso la Camera di Commercio, per esempio un atto che riguarda la modifica della sede o della compagine societaria o la registrazione di una forma di tutela della proprietà intellettuale, normalmente vengono richiesti diritti di segreteria e le imposte di bollo, che si attestano più o meno sui 50 euro ciascuna. Tutti questi adempimenti sono insomma non riconducibili alle startup innovative. Le startup innovative sono esonerate da queste forme di imposizione fiscale, da questi adempimenti e da questi oneri burocratici, insomma. Questo per quanto riguarda le semplificazioni. Dopodiché, lo status dura 4 anni, quindi queste misure si applicano per 4 anni. Poi parliamo di gestione societaria. Qua andiamo un pochino sul tecnico. C'è la possibilità, innanzitutto, di assegnare diritti di voto anche non proporzionali rispetto al possesso di capitali, insomma. Cioè,
Molto spesso le persone determinanti all'interno della compagine di una startup sono i creativi, che per definizione, volendo cavalcare un luogo comune, ma o comunque che molto spesso non hanno una partecipazione consistente nel capitale, è possibile assegnare diritti di voto e quindi far partecipare alle decisioni di impresa in modo più che proporzionale rispetto al loro possesso di capitale queste persone, ok? Quindi flessibilità nella gestione dei diritti di voto all'interno della compagine societaria, prima cosa. Seconda cosa, rinvio del regime delle perdite, cioè delle penali che si pagano nel momento in cui l'impresa registra una perdita sistematica. Poiché la startup innovativa molto spesso dedica molto tempo ad attività di ricerca e sviluppo e quindi non fattura, queste penalizzazioni sono rinviate ad un termine più lungo, 3 anni, rispetto a quello normalmente applicabile alle altre imprese. Poi sempre in una logica di flessibilizzazione, di semplificazione della gestione societaria, poiché per definizione le startup innovative sono imprese rischiose e quindi l'avventura imprenditoriale può andare male, le startup sono esonerate dalla disciplina ordinaria sul fallimento, sono, così si suol dire, società infallibili, quindi sono esonerate dalla disciplina ordinaria ed è possibile, insomma, mettere fine a un'avventura di tipo imprenditoriale senza oneri sia di natura finanziaria sia di natura reputazionale per l'imprenditore e farlo ripartire quindi in modo molto rapido. L'abbiamo etichettato con l'espressione fail fast, questo meccanismo. Quindi questo, abbiamo parlato di semplificazioni e della gestione societaria, abbiamo parlato di tagli di burocrazia e di oneri fiscali. Passiamo alla parte più allettante, che è quella dell'accesso al credito e dell'accesso all'investimento, insomma, che come ben sappiamo è un tema molto critico in questo momento storico in Italia. Accesso al credito. Il fondo di garanzia, che è un fondo pubblico costituito da una decina d'anni, forse anche di più, interviene con modalità semplificate a favore delle startup innovative. Cosa succede? Vi faccio l'esempio concreto. Mi reco allo sportello bancario e chiedo un prestito. Quando busso alla porta posso farmi forte di questo strumento, cioè del fatto che il fondo di garanzia pubblico interviene sull'80% della quota prestata, ok, in modo gratuito e senza fare ulteriori controlli, senza ulteriori due diligence fatta da Mediocredito Centrale, che è l'ente gestore del fondo di garanzia. Okay? Quindi la banca sa che rischia solamente sul 20% di quanto viene prestato e non sul 100%. Questo intervento, ripeto, avviene gratuitamente e senza ulteriori perdite di tempo, controlli fatti dal fondo. Il fondo accetta questo rischio se la banca se lo assume per il 20%. Vedo alcune facce un po' scettiche, quindi cerco di anticipare alcune critiche che potrebbero arrivare su queste cose che sembrano fantastiche. Magari uno potrebbe chiedersi se stiamo parlando di un libro dei sogni, se sto sfogliando un libro dei sogni o sto parlando veramente di cose che esistono, per dirvi che per esempio questo strumento qua del fondo di garanzia ha dato risultati molto incoraggianti. Il decreto attuativo è stato fatto verso l'estate del 2013, la prima operazione di prestito a una startup effettuata grazie all'intervento del fondo di garanzia è stata fatta a settembre 2013. Tra settembre 2013 e novembre 2014, 24 novembre 2014, l'ultimo dato che ho rilevato, ma potrei anche aggiornarlo, insomma, sono stati prestati a 300 startup innovative più o meno 120 milioni di euro. Quindi, facendo la divisione, una media di 400.000 euro di prestiti a beneficio di 300 startup innovative che hanno fatto ricorso a questo strumento. Quindi si può fare. Seconda misura di natura finanziaria, oltre all'accesso semplificato al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Dimmi. Basta essere una startup. Tutte le imprese possono accedere al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ma di solito l'intervento A non è gratuito, B c'è un'ulteriore due diligence fatta dal fondo di garanzia. Okay? Cioè il fondo di garanzia fa una valutazione di merito creditizia sulla richiesta di finanziamento. Per le startup innovative non lo fa. Avviene in automatico e gratuitamente, ok? Fondidigaranzia.it è il sito dedicato a questo strumento. Secondo strumento di natura finanziaria, per quanto riguarda invece l'approvvigionamento di capitale e non di strumenti di debito, l'equity crowdfunding. Siamo stati il primo paese al mondo a dotarsi di un regolamento ad hoc su questo strumento che permette di raccogliere capitali diffusi sfruttando il potere capillare della rete. In pratica cosa vuol dire?
che sono il CEO di una startup innovativa e ho bisogno di capitale, posso caricare il mio business model su un portale autorizzato, ce ne sono 12 in Italia. Se scrivete su Google le seguenti parole magiche, che sono Osservatorio Politecnico di Milano, Giancarlo Giudici, che è il professore che sta curando questa cosa, avete tutti i nomi dei 12 portali. Potreste anche andare a guardarli sul sito della Consob, ma è un po' più, come dire, scosceso il cammino. Osservatorio Politecnico di Milano, Giancarlo Giudici, sull'equity crowdfunding, chiaramente l'osservatorio, trovate i nomi dei 12 portali e un monitoraggio fatto costantemente sul numero delle campagne caricate e sui risultati che essi hanno dato. Quindi voi cosa fate? Pubblicate il vostro business model su un sito di equity crowdfunding, ripeto ce ne sono 12, e cercate in questo modo di, dandovi un obiettivo di raccolta, per esempio di 300.000 euro, di raccogliere questa somma entro un determinato periodo temporale, insomma. L'aspettativa è che, dato il potere capillare di internet e dei social media, riusciate a raggiungere delle persone, a sedurle e a convincerle a diventare fondamentalmente soci di capitale della vostra startup innovativa. Anche qui ci sono delle criticità, forse il tuo... Di equity crowdfunding o di altre forme di crowdfunding? Ok. Su siamosoci.com è partita qualche giorno fa. Come si chiama la startup? La startup è Zmove. Sì. E il portale è siamosoci.com. Sì, siamosoci, conosco okay. Uno dei 12. Super. Volevi... Già che l'ho interrotta, posso fare un'altra domanda o magari rimandiamo poi a sì, dopo? Sì, solo però a una condizione che ci diamo del tu. Ah, ok. Volentieri. E magari il fondo di garanzia lo affrontiamo magari più tardi perché è un po' più lungo come discorso visto le difficoltà che sto incontrando. Per quanto riguarda il fatto di rimandare le perdite al secondo esercizio, hai detto che è possibile farlo dal terzo anno. No, volevo dire secondo, ho detto terzo, ho sbagliato. Quindi è giusto secondo, insomma. Sì, ok, perfetto. Vabbè, poi tutto il resto lo vediamo magari dopo. My bad. No, meglio fosse stato il terzo, purtroppo non lo è, però vabbè. È il secondo, va bene, sì. Grazie. Complimenti per la tua conoscenza approfondita, tra l'altro, della normativa. Poi, terzo strumento di natura finanziaria è forse anche pietra miliare di tutta l'impalcatura costruita, io non so cosa fare, questi microfoni, a beneficio delle startup innovative, è l'agevolazione fiscale sugli investimenti. Cioè, cosa avviene? Che se una persona fisica, o una persona giuridica investono nel capitale di una startup innovativa, possono godere di generosi, corposi benefici fiscali. La persona fisica che investe nel capitale di una startup innovativa gode di una detrazione IRPEF del 19%, la persona giuridica che investe, quindi una società di venture capital per esempio, o un'impresa qualsiasi, in un'ottica anche di promozione del corporate venture capital, un'impresa che investe in startup innovativa gode di una deduzione dell'imponibile IRES del 20%. Queste aliquote, 19% di detrazione IRPEF, 20% di deduzione dell'imponibile IRES, salgono rispettivamente al 25% e al 27% in due casi. Nel caso in cui la startup innovativa sia ad alto valore tecnologico in ambito energetico, cioè abbia a che fare con l'efficientamento energetico, lo sfruttamento di energie rinnovabili, eccetera, e per individuare questi settori c'è una tabella di codice Ateco, oppure sia a vocazione sociale, cioè afferisca a uno dei settori dell'impresa sociale, assistenza sociosanitaria, formazione extrascolastica, insomma, diverse cose che hanno a che fare con un impatto di natura sociale. Okay? Tra l'altro è stata approvata proprio 3 giorni fa una nuova procedura molto flessibile, basata sempre sull'autocertificazione per il riconoscimento delle startup innovative a vocazione sociale. Su www.mise.gov.it, nel caso vi interessi, trovate ancora in home page la notizia di questa cosa. Questo per quanto riguarda gli strumenti di natura finanziaria. Chiudo con strumenti di natura giuslavoristica. Sappiamo che siamo al cospetto di imprese rischiose, l'abbiamo detto prima, e quindi era necessario flessibilizzare il rapporto di lavoro all'interno della startup innovativa. Vi prego, manteniamo separati i temi di queste flessibilizzazioni sul mondo del lavoro, insomma, con temi di più ampio respiro come quelli come il dibattito sull'articolo 18, perché stiamo parlando di animali diversi. Cioè non siamo al cospetto di imprese tradizionali, di imprese con 1.000 dipendenti, stiamo parlando di piccole lance, di piccole frecce che
presentano un alto tasso di rischio e quindi si era reso necessario per questo applicare un regime più flessibile sui rapporti di lavoro. In che cosa consiste? Nella possibilità di assumere personale mediante contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi, massima di 36, poi rinnovabile fino al 48esimo mese, perché abbiamo detto che la disciplina dura 4 anni, senza soluzione di continuità, quindi senza pause fra un contratto e l'altro, contratto che poi al termine del 48esimo mese deve necessariamente trasformarsi in contratto a tempo indeterminato. Quindi a fronte di questa flessibilità durante il periodo di startup, poi c'è un po' più di rigidità al termine dello status speciale. Dopodiché è possibile remunerare i dipendenti con piani di incentivazione in equity, cioè quello che viene corrisposto al lavoratore, ma anche a un consulente esterno, pensiamo al fatidico commercialista o programmatore che viene ingaggiato per un task specifico, è possibile remunerarli, esigenza tipica in una fase iniziale di startup in cui non c'è liquidità, o comunque in ogni caso per incentivare la partecipazione del rischio e della mission aziendale, è possibile remunerarli con strumenti di capitale, quindi con stock option o schemi di work for equity, strumenti che non sono soggetti a un'imposizione sui redditi, tra l'altro, e quindi sono molto neutri dal punto di vista fiscale. Infine, credito d'imposta del 35% su tutti i costi lordi annui affrontati nel primo anno a seguito di assunzione di personale altamente qualificato con contratti a tempo indeterminato o con trasformazione di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. Per personale altamente qualificato si intendono laureati in materie tecnico-scientifiche o dottori di ricerca. Ok? Questo è quanto si applica al momento a beneficio delle startup innovative in Italia il 22-23 gennaio 2014. Vale da 2 anni, ha determinato delle evidenze empiriche misurabili, ma non lo dico io, lo dicono i dati che abbiamo reso disponibili proprio per sganciare la valutazione della politica da opinioni, da simpatie o antipatie, ma ancorarla a evidenze empiriche. Ok? E questo è tutto, credo di avervi già ammorbato abbastanza. Lancio altri 2 o 3 messaggi. Primo, 16 febbraio 2015, 12:30, parte la seconda reincarnazione di Smart & Start. Qua mi assumo le responsabilità, nel senso che non ho, come segreteria tecnica, non abbiamo partecipato alla ideazione della prima edizione di questo strumento. E che cosa consisterà? Per progetti di investimento fino a 1,5 milioni, è previsto il finanziamento pubblico senza tasso di interesse con tempi di restituzione di 7 anni per il 70% di queste quote. Quindi il 70% per piani di investimento fino a 1,5 milioni viene finanziato da Invitalia in questo modo, cioè tasso di interesse zero, tempi di restituzione di 7 anni. Tra l'altro c'è anche una quota di fondo perduto al 20% per startup innovative, perché solo a startup innovative si riferisce questa seconda reincarnazione di Smart & Start, solo per startup innovative localizzate su tutto il territorio nazionale, però quelle situate in regioni di convergenza hanno una parte di fondo perduto, oppure il fondo perduto è anche attribuibile, sempre in questa quota limitata, a startup la cui compagine societaria è composta per la maggioranza da donne o da personale altamente qualificato. Avevi una domanda? Ho partecipato al vecchio procedimento Smart & Start, poi ho fatto una maratona per ripresentarlo sempre con lo stesso e adesso sono in attesa, insomma, di ricevere il secondo esito, spero questa volta, insomma, positivo. Ok, infatti saggiamente mi sono tolto qualsiasi responsabilità relativamente alla precedente. Perché prima era soltanto per il Sud Italia, adesso è stato esteso a tutto il territorio, poiché le risorse non sono state spese probabilmente perché era troppo restrittivo come bando. Prima era solo per regioni di convergenza, giusto. Prima non era necessariamente, questo è un elemento importante, quindi anche in un'ottica di eliminare un po' di schizofrenia nelle politiche pubbliche, ma cercare di renderle armoniche. È stata agganciata questa politica a quella sulle startup innovative. Quindi prima non si riferiva necessariamente a startup innovative, ora sì, come definite dal decreto 179/2012. La dotazione finanziaria è superiore, 220 milioni. Sì, in parte le risorse non sono state spese. L'altra novità, e preghiamo il Dio onnipotente, Allah, Vishnu o qualunque forma di divinità crediate, preghiamo le divinità affinché le modalità di concessione del finanziamento siano diverse da quelle adottate in passato. L'idea sarebbe, tramite convenzione con ABI, di creare dei conti correnti ad hoc
per permettere insomma di effettuare l'erogazione senza che ci sia un'anticipazione, comunque in modo da evitare il problema delle fiduzioni per le startup innovative, insomma. Questo dovrebbe eliminare un po' di problemi nell'erogazione del finanziamento. E, dimmi. Volevo chiedere per riguardo a questo punto, no, sì, dell'evitare le fiduzioni, sì, state per caso collaborando con il MIUR anche su questo? Perché loro... Tu ti riferisci chiaramente, cerco di indovinare, sì, a Startup MIUR, bando del 2012 o 13. Sì, perché sì, per esempio io sono uno dei vincitori e noi non abbiamo ricevuto niente, siamo tutti fermi, e... perché c'è questo problema? Soffro con te. Conosco insomma la storia, Cobis, c'è l'impegno, conosco la storia, però chiaramente non voglio entrare nel merito di una politica che sinceramente esula dalle mie competenze, certo, però credo che si potrebbero adottare soluzioni simili, insomma. Ecco, il problema è lo stesso, perché quello che ho visto è che poi ogni bando lo risolve a modo suo, perché c'era un altro bando sempre delle regioni convergenza che diciamo l'ha risolta in un altro modo, e quindi ecco, per evitare di creare tanti silos e avere delle soluzioni che valgono solo per quel bando e non per altri, ecco, sarebbe utile avere qualcosa di trasversale. Sono totalmente d'accordo con te. Per evitare problemi di questo tipo il nostro approccio era stato quello di creare condizioni sistemiche abilitanti anziché prevedere strumenti di finanziamento nel cercare di favorire fenomeno startup innovative. È per questo che abbiamo cercato di scardinare alcuni problemi tipici, no? Quello della burocrazia, quello della rigidità dei rapporti giuslavoristici, quello dell'accesso al credito, quello dell'accesso agli investimenti, eccetera. E tutta quel popò di roba noiosa che vi ho raccontato prima serviva appunto a affrontare dei problemi strutturali che l'imprenditore deve affrontare nel momento in cui intraprende questo tipo di carriera, insomma. Non sono un grandissimo fan dei finanziamenti pubblici, o comunque, più che non sono un grande fan, voglio dire che credo sia veramente necessaria una riflessione profonda sulle modalità con cui vengono concessi i finanziamenti e anche su poi quello che è l'impatto di tali finanziamenti su parametri di natura occupazionale, di crescita, eccetera. Ultimissimo concetto e chiudo. Ah, vabbè, sempre mi sono dimenticato prima nelle informazioni di servizio di darvi i miei contatti, insomma, mattia.corbetta@mise.gov.it. Non esitate a farmi qualsiasi domanda, anche di natura tecnica, insomma, in futuro, nel caso in cui abbiate problemi con l'utilizzo, con la fruizione di uno di questi strumenti. Ripeto, nome.cognome@mise.gov.it. Vi rispondo con molto piacere. Ultimissimo tweet, non so quanto vi possa sedurre e interessare la cosa, ma la voglio dire lo stesso perché credo che sia molto importante sul piano culturale. Quella cosa che vi ho mostrato prima, Italia Startup Visa, è bella perché ci fa riflettere anche sulla nostra posizione rispetto al mondo e ci fa aprire un pochino la mente. Cioè un ecosistema dell'innovazione tecnologica sano è tale solamente se è aperto all'afflusso di capitale umano e finanziario dal mondo. È per questo che abbiamo razionalizzato la procedura di concessione di visti a beneficio di cittadini extra UE che desiderano avviare una startup innovativa in Italia. Ve la faccio breve. Prima un indiano programmatore che voleva venire in Italia a avviare un'impresa doveva rivolgersi alla Camera di Commercio competente, chiederle di rilasciare una dichiarazione nella quale attestava che l'attività intercettava un interesse economico di natura nazionale, attendere che rispondesse, chiaramente, dopodiché doveva o recarsi esso stesso fisicamente in questura, oppure delegare qualcuno a recarsi in questura per ottenere nulla osta provvisorio ai fini del rilascio del visto, per fare controlli di sicurezza. Tutto questo adesso non esiste più, è stato centralizzato, c'è un comitato al MISE, composto da non burocrati oscuri come me, ma rappresentanti dell'ecosistema, quindi PNA Cube, AIFI, IBAN, Netval e APSTI, quindi rappresentanti dei parchi scientifici tecnologici, centri di trasferimento tecnologico, dei business angel, del venture capital, eccetera, che sono riuniti presso il MISE, chiaramente in via telematica. È possibile raggiungerli per inviare una candidatura, quindi un business model. Quindi questa cosa più 50.000 euro di disponibilità finanziaria per risorse proprie oppure per promesse di investimento o di finanziamenti da parte di terzi permette a un cittadino extra UE di avere entro 30 giorni una risposta sul sì o no rispetto all'idoneità per un visto per venire in Italia a avviare una startup innovativa. Ultimissima cosa,
questa modalità semplificata e centralizzata, e razionalizzata e telematizzata è ora applicabile non solo ai cittadini extra UE che si trovano nel paese d'origine e vogliono un visto per venire in Italia, ma si applica anche ai cittadini extra UE che sono in Italia con un regolare permesso di soggiorno, per esempio per un permesso di soggiorno per ragioni di studio, e quindi sono in un nostro laboratorio, in un nostro centro di ricerca, nelle nostre aule universitarie, vogliono, quando si avvicina la scadenza del permesso di soggiorno, permanere qui per trasformare le competenze acquisite nel percorso di studio in startup, saranno a loro applicabili le stesse modalità semplificate per la conversione del permesso di soggiorno, per esempio per studio, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo startup. Quindi questa è una misura che non solo mira a incentivare e facilitare la vita a coloro che vogliono venire in Italia, avviare una startup innovativa, ma mira in questa sua ultima gemmazione che si chiama Italia Startup Hub, lanciata il 23 dicembre, a mantenere qui sul territorio i talenti che hanno scelto il nostro paese. Questo è un pochino il quadro delle politiche. Ultimissimissimissima cosa, prima vi ho parlato di un cavallo di Troia, cioè di questa politica come un cavallo di Troia che permettesse di iniziare a esplorare e sondare quale fosse l'impatto di nuovi strumenti per favorire le imprese, no? L'Investment Compact di 3 giorni fa contiene la clonazione della politica sulle startup innovative a beneficio di una nuova entità, di una nuova categoria imprenditoriale, cioè le PMI innovative. In breve, società di capitali con un bilancio certificato che abbiano quei requisiti sull'innovazione, ma non requisiti di natura anagrafica, quindi anche imprese che hanno 10 anni, che però hanno una connotazione forte in senso di innovazione tecnologica, potranno contare, dal momento della conversione chiaramente, quindi fra 60 giorni in poi, degli stessi benefici che vi ho raccontato e che prima si attribuivano solo alle startup innovative. Quindi una fase numero 2 della policy per sostenere in modo più olistico, più omnicomprensivo, l'innovazione tecnologica all'interno del tessuto imprenditoriale italiano. Questa misura delle PMI innovative la vedo anche come una modalità per le startup innovative, insomma, di continuare a godere di un regime di favore al termine dei 4 anni, insomma. Ok? Scusa? Pronto? Volevo fare, pronto. Allora, per agganciarmi qui al cavallo di Troia e alle nuove idee, diciamo, per poter semplificare quello che... volevo chiedere, prima si parlava dei visti, state pensando anche ad agevolazioni sui visti in uscita? Mi spiego, noi torniamo dalla Silicon Valley, abbiamo visto che diciamo, il panorama è composto da aziende, da start-up anche italiane, che hanno le braccia nel loro paese d'origine e poi per accedere ai capitali, venture capital e quant'altro, mandano negli Stati Uniti l'amministratore delegato e una figura di alto livello sostanzialmente, che fanno lì. Quello che fanno è accedere ai capitali per poi far funzionare il loro team che rimane in Italia. Per fare questo è necessario attivare una procedura per avere un visto speciale, un visto business diciamo, la normativa statunitense censisce con la dicitura visto E. Per fare questo sono necessari dei soldi, sono necessarie tutte delle procedure perché le ambasciate, che per noi è quella di Napoli, deve valutare business plan e quanta... Americana, sì. Però, il consolato generale di Napoli. Posso dirti una cosa? Questa sarebbe un'invasione di... No, quello che voglio dire è... americane purtroppo non... Quello che voglio dire è, siccome c'è un trattato bilaterale Italia-Stati Uniti che facilita questo, io volevo semplicemente chiedere, per le start-up innovative c'è... visto che c'è già il trattato bilaterale, un corridoio, diciamo, preferenziale, che ne so, per abbreviare i termini, non lo so, state pensando anche a questo, visto che alla fine il problema è l'accesso ai capitali e l'attrazione. Non è l'unico problema, magari fosse l'unico problema. Ci sono problemi e rigidità a livello giuslavoristico, a livello di semplificazione, di burocrazia, di gestione dell'impresa, eccetera. Tant'è. Fosse così semplice. Sicuramente è una parte importante dei problemi che caratterizzano lo scenario di fare imprese in Italia. Però ti faccio una proposta di metodo per non uscire ulteriormente coi tempi. Ne parliamo più tardi. Assolutamente. Fammi solo dire una cosa, perché c'è il workshop, dopo possiamo interagire meglio. Fammi dire solo una cosa, questo ha a che fare più in generale con...
la nostra strategia nazionale sull'attrazione degli investimenti e su come vogliamo relazionarci con i paesi chiave, insomma, certo, dell'ecosistema startup mondiale, quindi Israele, Stati Uniti, eccetera. Quindi la vedrei come una cosa a più ampio respiro. L'unica cosa che mi permetto di anticipare adesso è questa: nell'incentivare flussi di questo tipo, noi dobbiamo stare attenti però a che la conoscenza prodotta nel nostro paese poi non vada a produrre effetti a livelli occupazionali e di business all'estero. Quindi benissimo l'interazione con l'estero, io ne sono un grandissimo fautore, non solo in tema di startup. Dobbiamo aprirci sicuramente di più come paese, guardare di più quello che succede nel mondo, eccetera, però magari ecco, il focus lo metterei sull'attrazione degli investimenti. Quindi portare i venture capitalist qua. Quello che abbiamo visto è esattamente questo: le aziende lasciano i cervelli in Italia, mentre i due persone vanno lì solo per prendere i soldi, okay, ma i cervelli rimangono in Italia. Ok, parliamone in modo più diffuso più tardi, ok? Al volo? Sì. Vabbè. Ecco qua. Ecco. Colgo l'occasione per angolo della pubblicità. Mi chiamo Angelo Spedicati. Sto lanciando un'idea che si attiene alla Virtual Revolution, che è una cosa del mondo globale, e volevo sapere le definizioni tra azienda innovativa, che visto che è così interesting, e le compagnie virtuali. Come categorizzazione rientrano una e l'altra? Cioè, dove sono i limiti dell'una e dell'altra? A livello giuridico specialmente. Ammesso che abbia compreso la tua domanda, ti prego di perdonarmi se non è così, rapidamente ti dico solo questo, che come avete notato forse, la definizione di startup innovativa non conosce discriminazioni, delimitazioni di natura settoriale. Cioè l'idea era quella di sostenere l'innovazione tecnologica non solo nell'ICT come da luogo comune, ma in qualsiasi settore economico, quindi anche quelli tradizionali come l'artigianato, la manifattura, l'industria, il commercio, l'agricoltura, eccetera, 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 insomma. Quindi non credo che ci siano delimitazioni tali per cui l'impresa che hai in mente potrebbe essere esclusa pregiudizialmente dal campo d'applicazione della normativa sulle startup innovative a causa di un limite settoriale, insomma. Ok? Io credo di aver concluso. Sì, c'è il microfono che non funziona, però non so. Ok. No problem. Deve andare in streaming. Vai. Prego. Sì, un attimo solo. Dicevo. Grazie mille. Sì. Allora, dicevo, sì, è un qualcosa di molto in linea con la University of Greenwich, dove faccio il PhD. Ok.
ed è una cosa molto molto accademica, molto Ti posso fare solo una proposta? Prego, certo. Parliamone dopo in modo più diffuso, perché credo che ci sia un problema di timing. Okay? Sì, sì. Ne parliamo dopo, con piacere. Grazie per l'attenzione, spero di essere stato esaustivo, sono a disposizione vostra fino alle 7:05 quando ridecollerò per Roma. Grazie.